Non so, puoi cominciare raccontandoci quel giorno? Intanto, buonasera, grazie per questa bella neve. Io non sono abituata, abituata a dei paesaggi un po' diversi. E se sono qua stasera, appunto, è per rendere testimonianza di quello che è accaduto appunto dopo Nassiriya. Dopo Nassiriya, ancora prima forse di Nassiriya, perché tutto quello che è successo nella mia vita, nella nostra vita, mia e di mio marito, è come se fosse un percorso fatto a tappe, di cui ancora non conosco il finale, e penso, come per la vita di ognuno di noi, sarà così. Quello che ha raccontato appunto tutta la vicenda, l'attentato, che diciamo ufficialmente ancora non si sa se realmente i fatti siano andati proprio così, però quello che si sa finora appunto di questo camion che è esploso all'interno della base italiana, che poi tutto quello che è accaduto quel giorno è stato raccontato un po' dai colleghi che sono sopravvissuti. Ognuno poi ha notizie frammentarie in merito, perché anche chi è rimasto vivo, per così dire, porta dentro delle ferite abbastanza profonde, e quindi uno è rimasto in contatto con loro anche per sapere notizie di quel giorno. E chi era Giuseppe? Giuseppe era un ragazzo semplice, un carabiniere, un papà meraviglioso e un marito altrettanto meraviglioso. Un uomo semplice, un suo colonnello l'ha definito un ragazzo d'oro. Non c'è tutto questo eroismo che a volte, magari presi dall'emozione, si definisce i nostri ragazzi. Erano dei ragazzi semplici che amavano fare il loro lavoro, e così è stato appunto fino in fondo, fino all'estremo sacrificio della loro vita. Giuseppe ha deciso di partire in questa missione di pace, spinto da un grande dolore che aveva colpito la nostra vita. Noi, come tutte le coppie, ci siamo innamorati, ci siamo sposati, eravamo giovanissimi, io avevo 13 anni, lui ne aveva 18, quindi proprio ragazzini. E ci siamo sposati e quindi, come tutte le coppie, pensavamo alla vita felice, al grande amore costellato solo di gioie, come tutte le coppie all'inizio credono, che comunque è così anche nel corso della vita. Ci sono gioie e dolori, però uno non pensava che proprio a noi accadesse appunto quello che è successo, appunto la malattia di nostro figlio Paolo. Si è ammalato all'età di 6 anni di leucemia, e nel giro di 6 mesi è venuto a mancare. Io ho iniziato a vivere un po' la mia fede da ragazzina, come tutti, no? Andando a catechismo, continuando la mia vita man mano che crescevo. Però mi accorgevo che dopo il matrimonio, e soprattutto dopo aver avuto mio figlio, era nato in me questa continua ricerca di Cristo. Tutti mi raccontavano che lui mi amava, che Cristo aveva dato la vita per me, però avevo bisogno di un incontro personale con lui. Quindi durante la malattia proprio di mio figlio ho iniziato proprio questo rapporto personale con lui. E ho iniziato anche a chiedermi se la mia fede fosse riposta in maniera giusta, se quello che io seguivo era giusto, oppure se fosse più giusto quello che le religioni che seguissero gli altri. Quindi ho iniziato questo rapporto personale con lui. E pensando che Paolo appunto non morisse, no? Perché ognuno vede sempre morire i figli degli altri e pensa che al proprio magari questo non debba mai accadere, perché ti senti in diritto di chiedere a Dio: io ti prego, quindi tu salvi mio figlio. Era questo il rapporto della mia fede con lui all'inizio. Io ti prego, quindi tu lo salvi. Poi ho capito che non funziona così. Infatti quei mesi di ospedale appunto è stato proprio un maturare anche la mia fede, mia e quella di mio marito. Lui a suo modo, un po' diverso, perché ognuno di noi vive in maniera diversa la fede, anche se il Vangelo è uno, è uguale per tutti. E quindi, dopo la morte di Paolo, io e Giuseppe abbiamo reagito in maniera diversa. Io mi sono, non per mio merito, credo, mi sono totalmente affidata a lui, ho affidato a lui la mia vita. Invece Giuseppe ha cominciato ad arrabbiarsi, ha cominciato a non venire più a messa, ha cominciato ad arrabbiarsi con Dio perché gli aveva tolto suo figlio, quello che noi consideriamo nostri figli, no? Che poi non è così. Però umanamente la carne, l'affetto, il fatto di crescerli, di accudirli, ci lega così tanto a loro che credo
che sia per una mamma, per un papà, sia il dolore più grande che uno possa provare. Allora io ricordo, continuavo ad andare a messa lo stesso e lui si arrabbiava, che vai a fare in chiesa dopo che lui ce l'ha tolto? Quindi c'era questo rapporto di conflittualità fra me e lui, però io sapevo che se uno dei due almeno fosse rimasto ancorato a Cristo, prima o dopo i frutti si sarebbero visti. Allora lui appunto da questo grande dolore ha iniziato appunto a partire per le missioni, e la prima appunto è stata l'Albania. L'Albania è stata dal Natale del 99 fino al 2000, e ricordo proprio appunto che nella prima missione mi fece andare con lui in questa missione. Era tutto orgoglioso che io andassi a vedere quei luoghi di cui tanto mi parlava, la miseria che lui aveva visto in quei posti. E quindi è stato questo susseguirsi, l'Albania, il Kosovo, la Bosnia e poi per ultima in tutti i sensi in Assiria. Lui diceva che dopo Assiria non esisteva più nulla, perché tutto quello che aveva visto là proprio era al limite di quello che uno può sopportare, può vedere. Diceva che tutte le missioni che aveva fatto in precedenza non valevano nemmeno la metà. Cioè lui era angosciato dal fatto di vedere questi bambini che morissero senza il nulla, cioè non avevano nulla, nascevano e morivano, senza incubatrici, senza nulla. Quindi aveva riflettuto molto a come stavamo noi, nonostante avesse fatto altre missioni. E quindi mi ricordo, non raccontava molto, perché i militari hanno questo obbligo di mantenere il segreto, qua ce n'è qualcuno e quindi mi può capire. E ricordo che lui diceva: appena torno in Italia dobbiamo aiutare questa gente, dobbiamo cercare di fare qualcosa per loro. Poi lui era riuscito a fare arrivare tutti questi aiuti, dico lui perché io conoscevo lui, ma anche i suoi colleghi, era aiutato anche dei suoi colleghi, andavano in giro a distribuire gli aiuti, ripristinare le strade, ridare la luce e la corrente elettrica, perché i nostri ragazzi facevano questo, tutto quello che è stato detto da tanta gente che magari non si è mossa nemmeno dal proprio divano e non sa che cosa vuol dire davvero dare la propria vita per il prossimo. E quindi lui appunto ha iniziato ad andare in queste missioni proprio spinto da questo dolore che si portava dentro. Il fatto di non aver potuto aiutare Paolo nella sua malattia, di non aver potuto fare niente come padre, no? Se non magari a modo suo e a modo mio io pregare Dio di aiutarci ad affrontare questo dolore. Lui era riuscito a trovare questo sbocco, questo modo di donarsi a tutti gli altri bambini che incontrava. Difatti era definito appunto dai colleghi il brigadiere dei bambini. I colleghi mi raccontano che lui, libero dal servizio, appunto addirittura senza armi, che non si poteva nemmeno fare, prendeva tutto quello che riusciva a trovare lì nella base e andava in questo ospedale pediatrico a portare queste cose ai bambini. Era un ragazzo semplice, una persona umile, che credo che sia la dote più bella che lui avesse, la sua umiltà, questo sentirsi sempre un passo dietro agli altri e mai presuntuoso, sentirsi davvero uguale a tutti gli altri. Dopo la tragedia tanti ti hanno chiesto la fatidica domanda, no? Di solito a chi subisce certe tragedie, se si potevano pensare di perdonare gli autori di questa tragedia. La risposta è stata abbastanza sorprendente. Ma non è stata una cosa pensata, cioè non è che uno si è seduto e dice adesso io decido di perdonarli perché io devo essere brava, devo comportarmi così. Umanamente è ovvio che c'è questa spinta dentro di odio e di rancore, però quella mattina io ricordo di non aver minimamente pensato ai kamikaze o a chi fosse stato a commettere questo gesto. Io pensavo soltanto che non avrei più rivisto mio marito, che non l'avrei più riabbracciato.